Ciao a tutti gli amici di cellularemagazine.it, da Alessandro Lacroce. Siamo qui per l'unboxing del nuovo Nokia C7, uno smartphone con sistema operativo Symbian 3, già visto sul Nokia N8. Questo è il terminale, le dimensioni sono di 117,3 mm x 56,8 e uno spessore di soli 10,5 mm. Cover posteriore in metallo. E fotocamera da 8 megapixel con flash dual LED sul dorso. Vediamo il contenuto della scatola. Abbiamo il cavo micro USB per collegare al PC, il caricabatterie da casa con un jack, quello classico di Nokia, gli auricolari con jack da 3,5 mm. Abbiamo anche il tasto per rispondere alle chiamate, la batteria da 1200 mAh e i vari manuali. Accendiamo il dispositivo. Questa è la batteria, inseriamo anche una SIM. Va spinta dentro. Qualche dato tecnico sul terminale: vi è uno schermo da 3,5 pollici AMOLED con una risoluzione di 640x360 pixel in 16 noni, come dichiara la casa costruttrice. Abbiamo una memoria da 8 GB integrata, Wi-Fi, Bluetooth 3.0, radio FM, trasmettitore FM e quant'altro. Come vedete, l'accensione è veramente istantanea. Inseriamo il PIN. Sulla parte frontale abbiamo il tasto di inizio chiamata, il tasto di fine chiamata e il tasto Home che apre anche il menu delle applicazioni. A destra il bilanciere del volume con il tasto centrale che serve per i comandi vocali, il tastino di blocco e sblocco dello schermo e il tasto per la fotocamera. Sopra vi è lo slot per la micro USB, il jack da 3,5 mm, degli auricolari e il tasto di accensione e spegnimento. A sinistra troviamo il foro per inserire lo spinotto del caricabatterie, mentre sotto non vi è nulla. Questo è il sistema operativo Symbian 3 preinstallato. In questo caso abbiamo bloccato con il tastino e vi rimandiamo alla recensione completa per ulteriori approfondimenti. Da Alessandro La Croce è tutto, buona giornata.